ai sindaci, ai parlamentari, ai sottosegretari, ai ministri, ma anche alla squadra, guardate, che non è in prima linea e che ha permesso a tutti noi oggi di essere qui, di poter fare questa inaugurazione. Grazie anche ai miei genitori che stanno, che sono qui, e a mia sorella e al mio fidanzato, a tutti voi che permettete, e ai nostri collaboratori, un ringraziamento speciale, che permettete questo incontro. Volevo dirvi che questa proposta politica, di quella che possiamo definire, no, se vogliamo, la Ricchia Bis, è una proposta che prima di tutto punta a ristrutturare la sanità, ma non solo, anche tutti gli altri settori, a partire dalla valorizzazione delle risorse umane. Ecco perché non è un caso che io abbia chiesto proprio alla Ministra del Lavoro, non senz'altro, di essere qui, perché al lavoro noi diamo alle politiche attive, alla formazione, un ruolo centrale. Attraverso quelli che saranno i pilastri della nostra, della mia presidenza, che sono l'etica, sono la trasparenza, sono anche l'umiltà, quell'umiltà, guardate, che trasforma la vuota partecipazione, o meglio la partecipazione a parole, in vera e propria sinergia che produce miracoli, che produce fatti e che quindi può trasformare e far risorgere la nostra regione. Io in effetti è da un anno che sono al lavoro sul programma elettorale. Ho coordinato il lavoro dei consiglieri regionali attraverso anche quello dei nostri collaboratori, abbiamo supervisionato le interlocuzioni con tutti i livelli istituzionali, dai consiglieri comunali ai ministri, ai sottosegretari, ai parlamentari, agli europarlamentari, e soprattutto abbiamo quindi condiviso questo programma con le forze civiche del volontariato, del lavoro, sia le imprese che il partenariato, li abbiamo sentiti tutti e ci hanno permesso di costruire un programma elettorale che è veramente partecipato, che già da questa fase parte e dà l'esempio di partecipazione. Abbiamo oggi inauguriamo il comitato elettorale qui a Bari. Il comitato è formato anche da persone, c'è la Presidente, che ringrazio qui tra il pubblico, Beatrice Ottaviani, ma inauguriamo anche una serie di inaugurazioni del comitato, dei comitati in tutte le province. Questo perché, guardate, questa proposta politica è anche forte, dopo 5 anni, è molto più forte, si è caricata di forza in questi 5 anni, e voi non immaginate quanta, e si è caricata anche di conoscenze su tutti i territori e su tutti i temi. Per questo noi andremo presto, già a partire dalla prossima settimana, in tutte le province con questa inaugurazione, insieme alla squadra, insieme agli alleati, a presentare il nostro programma e a creare questi punti di ascolto, questi punti fisici. Ma soprattutto, guardate, dalla rinascita della Puglia nascerà anche un nuovo significato per il Mediterraneo. Questa è l'ambizione che abbiamo. In effetti, ancora una volta metterò a servizio le conoscenze che abbiamo, ma anche con lo spirito con cui abbiamo sempre guardato all'estero. Io personalmente ho sempre guardato allo scenario internazionale, ancora una volta con umiltà, con intelligenza, sapendo che rappresentano un'opportunità impressionante per le nostre imprese, e anche attivando quella rete di pugliesi all'estero, una rete di pugliesi all'estero che già esiste e che deve essere riattivata, e attraverso la quale possiamo effettuare anche lo scambio di buone pratiche, oltre che riagganciarli per riappassionarli alla Puglia, e quindi poi prevenire l'emorragia e l'emigrazione dei nostri giovani e meno giovani. Solo dalla Puglia, in un periodo di stagnazione, può arrivare quella scossa che stiamo tutti cercando. Se io sarò Presidente di Regione, sarò la prima Presidente donna della storia della Puglia. E quindi, guardate, metterò in campo tutto quell'amore, quell'attenzione,
anche quel senso di giustizia, se vogliamo, che è molto tipico delle mamme. Io e poco fuori mia sorella, posso essere una mamma, sarò una mamma dinamica, giovane, attenta, giusta, esattamente come lo sono stata per Rossella, negli ultimi 17 anni della mia vita, i più belli, tra l'altro. Passo la parola subito alla ministra Catalfo per dirvi però, non prima di dirvi però, che sono consapevole che questa regione, altri 5 anni di opposizione del Movimento 5 Stelle, non se li può permettere. Ma neanche altri 5 anni di finta maggioranza o impossibile maggioranza. È impossibile sia tecnicamente sia politicamente. Perché abbiamo messo al centro i temi, perché siamo stati i primi ad aprire a tutte le forze politiche, mettendo al centro dei temi e dei requisiti, su cui non deroghiamo, requisiti di legalità prima di tutto. Chi rispetta questi requisiti è il benvenuto. Così potremo lavorare. Quelle proposte che abbiamo fatto in questi anni, che sono state spesso rigettate, possono diventare realtà con il Movimento 5 Stelle al governo di questa regione. Lavoreremo per il diritto allo studio, per spendere finalmente i fondi dell'agricoltura, per ristrutturare la sanità, per creare un efficiente sistema di politiche attive del lavoro e risolvere uno dei principali problemi, la disoccupazione, iniziare a risolverlo ovviamente, quella dei nostri pugliesi, l'internazionalizzazione, le infrastrutture, la diagonale del Mediterraneo è una splendida opera pubblica che stiamo aspettando e che, di cui anche il Presidente Conte ci ha parlato nel Piano del Sud. Ridare centralità a Brindisi, lo sviluppo turistico del Gargano, liberare dalle maglie dell'illegalità lo sviluppo economico di Lecce, il futuro a Taranto, la sanità efficiente nella BAT, l'innovazione a Bari. Queste sono le cose su cui stiamo lavorando, che abbiamo approfondito in questi anni, in poche parole il benessere di tutti. Noi possiamo farcela, questo è un progetto collettivo, parte collettivo e continuerà ad essere collettivo, in cui ognuno di noi fa la sua parte. Io sono pronta a fare la mia, non risparmierò un grammo della mia energia e non mi farò comprare da certe lusinghe che si fanno sempre più insistenti. È chiaro che in un progetto collettivo non basta che a lavorare e a fare il proprio dovere con entusiasmo, naturalmente, sia una persona sola, e io so di poter contare su una squadra che già sta moltiplicando i miei sforzi sul territorio, e so anche di poter contare su attivisti motivati, su elettori che vogliono il cambiamento, e dobbiamo andare a chiamare tutti quei milioni di pugliesi che scelgono sempre e spesso di rimanere a casa. Il loro voto cambia le cose, andiamole a spiegare con tanto entusiasmo. Se no il microfono... Thank you.
sicuro che non sarà. In 5 anni hanno fatto un'opposizione dura, se
storia politica che porta a cuore più in tutto questo le imprese, i lavoratori, il nostro, tutto il nostro paese e le varie regioni che in modo forse differente l'una dall'altra perché
il problema magari era più accentuato in alcune e meno accentuato in altre, però hanno sofferto tutte. E i dati della Puglia sono importanti, anche in questo periodo io li ho portati con me, 258.477 persone sono andate in cassa integrazione e 340.000 hanno avuto l'indennizzo, quindi si vede che erano stagionali, qui ce ne sono tanti, c'è un'attività turistica importante o autonomi o liberi professionisti che si sono trovati di punto in bianco a non avere il lavoro o ad avere l'attività ferma per un periodo di tempo. Tante, parlavamo di donne e comunque di famiglie, tante famiglie hanno usufruito del bonus per il babysitter o del congedo parentale perché le scuole sono state chiuse. Sono state tante domande di REM, 33.360 domande di REM, quindi si vede che nel territorio ci sono state tante persone davvero in grande difficoltà e 109.000 sono i percettori di reddito di cittadinanza. Di questi devo dire che 5.895 hanno trovato il lavoro e di cui il 34% sono donne. Questi sono gli strumenti che ci hanno aiutato, il reddito per fortuna l'avevamo istituito prima e ci ha aiutato moltissimo sia ad affrontare la povertà in Italia, che era un tema che fra l'altro ci veniva sottoposto anche dall'Europa e che noi, insomma il paese, i governi precedenti avevano lasciato indietro, e nell'emergenza Covid è stato importantissimo perché ci ha aiutato ad affrontare tutto quello che è stato la chiusura e tutto quello che ne è conseguito. Strumenti importantissimi. Ora noi siamo in una fase importante, siamo stati fino ad ora in una fase di sostegno con il decreto per Italia, con il decreto rilancio, abbiamo sostenuto i lavoratori e le imprese. Adesso quello che dobbiamo fare, oltre che sostenere, perché è giusto che si sostengano, penso ad alcuni settori che stanno soffrendo di più, pensiamo al turismo o ad altri settori che hanno delle difficoltà, agli eventi, insomma quelli sono dei settori che avranno un po' più di difficoltà a riprendersi, soprattutto in alcuni territori, penso alle città d'arte, insomma là è ancora più complesso, ma dobbiamo pensare al rilancio del paese. E il rilancio lo si fa se si ha un programma certo. Io ho guardato e ho letto con attenzione il programma che ha presentato Antonella, ovviamente con una particolare attenzione al tema del lavoro e delle politiche attive. Ho visto che lei ha fatto un'analisi molto importante di quello che è il territorio, di come incide la disoccupazione, di qual è il gap formativo, di quale dovrebbe essere lo sviluppo, su che cosa si dovrebbe puntare, quindi cosa dovremmo fare per rilanciare il nostro territorio. E devo dirvi che leggendolo ho notato che è molto in linea con quello che stiamo facendo a livello nazionale e quello che faremo a livello nazionale. Innanzitutto è importante, e ho visto che tu l'hai inserito Antonella nel programma, mettere un osservatorio regionale del mercato del lavoro, perché se non osservi il cambiamento e non osservi quello che avviene nel mercato, è ovvio che non puoi intervenire, o che intervieni quando è davanti a tutti, davanti agli occhi di tutti, che c'è una crisi, che c'è una sofferenza forte. Mentre osservare, quindi studiare, analizzare che cosa avviene, ti consente di agire prima, cioè di intercettare prima se c'è una sofferenza, o di vedere se gli investimenti che fai stanno avendo un frutto, cioè stanno davvero progredendo come pensavi che dovessero progredire. Anche a livello nazionale, infatti, nel decreto rilancio, e devo dire che non ce l'avevamo parlato di questo, io ho istituito un osservatorio nazionale del mercato del lavoro in Italia. L'osservatorio non c'era mai stato, quindi tutte le crisi, tutto quello che è avvenuto in Italia fino ad ora avveniva e si subiva, mentre quello che vogliamo fare insieme
alle regioni, istituire osservatorio nazionale, osservatorio regionale e iniziare a lavorare sui fabbisogni del territorio, sul contesto produttivo, sul fabbisogno, sulla coerenza delle politiche attive, perché è giusto che ci sia una coerenza tra quello che sono gli investimenti, lo sviluppo e quello che è la formazione. Quindi dopo un periodo di formazione la persona, quindi la politica attiva funziona se la persona è occupabile, cioè può è in grado di trovare un lavoro. E cosa stiamo facendo a livello nazionale? Quindi in questo senso vanno cambiati i vari ammortizzatori sociali, abbiamo visto che cosa è vero, che la cassa integrazione per fortuna ci ha aiutato, abbiamo aiutato 7 milioni di lavoratori italiani, 7 milioni di lavoratori hanno percepito la cassa integrazione, 4 milioni hanno percepito l'indennizzo, però dobbiamo più ragionare adesso pensando alle politiche attive, non al mero sostegno passivo, ma collegare il sostegno al reddito con una fortissima politica attiva del lavoro. Per questo motivo, e devo dire che ci sono anche due professori pugliesi, ho istituito e partirà già lunedì una commissione che in breve tempo studierà qual è la possibile riforma degli ammortizzatori sociali in Italia e deve essere fatta verso le politiche attive del lavoro, perché più che mai adesso dobbiamo, è necessario investire nelle risorse umane e nelle competenze delle persone, collegarci un grande piano nazionale strategico della formazione, quindi di accrescimento delle competenze, e collegarlo necessariamente, e quindi anche in regione, anche chi si presenta nelle regioni deve avere le idee chiare su che cosa dovete investire, su quali sono le priorità, perché è indubbio, noi non ancora abbiamo ben chiaro che cosa succederà, però è indubbio che ci sarà un'evoluzione del mercato del lavoro, è indubbio che qualcosa cambierà forse anche per le abitudini, abbiamo visto che c'è un utilizzo dovuto all'emergenza dello smart working, sono cambiate le abitudini. E forse qualcosa cambierà anche nel mondo produttivo da questo punto di vista, nel mondo del lavoro. Qualcosa cambierà perché alcuni settori magari andranno in sofferenza e altri invece prenderanno piede. Cambierà perché ci sono gli investimenti nel digitale, nel green, quindi ci sarà molto più un lavoro in determinati ambiti piuttosto che in altri. Cambierà perché stiamo accelerando con semplificazione le opere, quindi le opere pubbliche, quindi ci sarà più lavoro in quei settori e dobbiamo avere i lavoratori preparati, cioè dobbiamo avere le persone preparate. Poi c'è un tema, io sono una donna del sud come Antonella, c'è un tema importante che è il tema delle nostre terre, del sud che per tanti anni è stato lasciato indietro, di cui non si è parlato, il mezzogiorno, spesso si sentiva parlare del mezzogiorno ma non si investiva, non si è mai investito nel mezzogiorno. Come governo ovviamente abbiamo un piano strategico per il sud, io stessa sto studiando delle azioni importanti anche per il grande gap che c'è nell'inserimento lavorativo dei giovani e delle donne, in altre parti d'Italia vediamo che è più elevato, mentre nel sud è un grande problema. Io ho visto anche nel documento di Antonella che hai fatto un'analisi approfondita di quello che è la disoccupazione giovanile, la disoccupazione femminile, ma le donne hanno ampiamente dimostrato che avendo gli strumenti adatti, e noi a livello nazionale stiamo pensando anche a degli sgravi contributivi importanti per l'inserimento delle donne, per l'inserimento dei giovani, alla staffetta generazionale per l'inserimento dei giovani, a un grande piano di formazione collegato anche alla garanzia giovani che può cambiare, può veramente dare una mano se centrata su politiche attive e mirate, perché questo è importante, bisogna avere le idee chiare. Ne parlano in Europa, adesso noi avremo appunto i lavori nei green, ma dobbiamo investire e dobbiamo formare.
bisogna fare, dare una fiscalità di vantaggio al sud, consentire al mezzogiorno attraverso le opere, attraverso gli investimenti, attraverso un piano chiaro di sviluppo e con le idee chiare, così come hai dimostrato della presentazione del tuo piano, Antonella, con le idee chiare dimostrare che l'Italia può farcela. E il mezzogiorno, se riparte il mezzogiorno riparte tutto il paese. E quindi io credo che insieme ce la possiamo sicuramente fare, che se si hanno le idee chiare e si porta avanti con costanza e coerenza un progetto, si possono ottenere dei risultati se si cambia, se si ha il coraggio di cambiare. Io penso che comunque la regione ha visto governi di varie maggioranze, non ha visto un governo guidato dal 5 Stelle. Io credo che la regione Puglia possa investire in questo e vedrà di sicuro dei risultati tangibili. Io invito tutti, come ho fatto io, a leggere ciò che la candidata presidente e la sua squadra hanno scritto su un tema che è un tema centrale, attorno al lavoro, attorno all'inserimento lavorativo, attorno a quello che si fa per sviluppare il proprio territorio. Solo attorno a questo si ha veramente un rilancio della propria regione e un rilancio del paese. Sono temi centrali, o si hanno le idee chiare o si rischia di fare un buco nell'acqua, come tanto spesso in passato è avvenuto. Quindi io faccio i miei auguri ad Antonella, io spero anche di ritornare a sostenere la tua campagna elettorale. Abbiamo fatto, adesso guardo un altro viso e ricordo cos'altro stiamo facendo anche nella Puglia, in Puglia, contro a contrasto del caporalato. E adesso magari, se vuoi, ne parli anche dopo tu, è un tavolo gestito dal Ministero del Lavoro, ma anche con la presenza del Ministero dell'Agricoltura, quindi anche del sottosegretario. Abbiamo messo su un'app per sconfiggere i caporali. Abbiamo messo su dei progetti. Abbiamo messo su dei progetti che danno l'alloggio e il trasporto, e tanto ancora faremo. E l'impegno costante di ogni giorno, di ogni ora e di ogni minuto, anche a volte quello notturno, che porta ai risultati. Costanza, coerenza e idee chiare. Auguri a tutti. E adesso c'è un contributo, un contributo del ministro Costa. Tu lo sai, noi ci siamo conosciuti, quanto per me è stato importante e anche bello conoscerti. Sarei stato con te, ma oggi non mi era proprio materialmente possibile. Non mi era possibile perché tu, ma voi tutti sapete che pochi giorni fa abbiamo approvato il decreto legge semplificazioni e va seguito, e quindi io sono qui bloccato su Roma e va seguito perché è un decreto semplificazioni pieno di green, ci sta tanto che riguarda, non so, la semplificazione per le bonifiche, e voi sapete bene che cosa vuol dire in Puglia, ci sta tanto per il dissesto idrogeologico, per la semplificazione delle situazioni di difficoltà da dissesto idrogeologico, e in Puglia si sa bene che cosa vuol dire questo. C'è tanto sui parchi nazionali, sappiamo i due parchi nazionali della Puglia, ma magari ne fossero anche di più, sulle aree marine protette, sulle energie rinnovabili, sappiamo quanto è importante
cambiare il paradigma dalle fossili alle rinnovabili. Ecco perché io non potevo essere fisicamente a fianco a te, ma ti prego, Antonella, considerami come se ci fossi materialmente, ma voi tutti consideratemi così. E non lo dico retoricamente, perché Antonella Laricchia è veramente una bella persona, una bella professionista ed è una politica eccellente. Io credo che è la migliore scelta che si possa fare come presidente della Regione Umbria. Lo credo fino in fondo perché è la sua storia politica di questi ultimi 5 anni che ce lo dicono, cioè le sue battaglie. Pensate alla battaglia sulla trasparenza, la battaglia sulla trasparenza con per esempio il bilancio cinico, una conquista della Puglia, ma anche un riferimento per le altre regioni che ben farebbero ad approvarlo, ma anche lo sforzo suo e di tutti i consiglieri regionali, per esempio nel taglio dello stipendio per aver dato le risorse su progetti, penso alla scuola in questi 5 anni, ma penso anche recentemente nel periodo del Covid, quello più aspro, quello più forte per acquistare, quando rammentate c'era una difficoltà con mascherine e guanti per poterle acquistare, in particolare per poterle donare ai medici, agli eroi del nostro paese, in un momento così difficile. Cioè Antonella è la dimostrazione reale, concreta, che la buona politica ci sta, che la buona politica non è qualcosa che vive su un altro pianeta e che la Puglia, secondo me, in questo momento dovrebbe svoltare. Dovrebbe svoltare e affidarsi ad Antonella Laricchia, per il semplice motivo che è una regione importante, come tutte le regioni, ma la Puglia è una regione che ha una storia fenomenale alle spalle, che ha dei territori meravigliosi. Io la frequento spesso per affezione personale, sia in termini turistici, c'ha degli scorci interni ed esterni meravigliosi, però anche dal punto di vista produttivo, cioè è intraprendente, il popolo pugliese è molto intraprendente. C'è un numero di partite IVA, per essere chiari, che è il più alto di tutto il sud. Cioè ci sono degli elementi importanti per dire che la Puglia è arrivata al momento di svoltare. Poi nel campo nostro, nel campo dell'ambiente, penso alle battaglie che Antonella ha proposto in regione sull'acqua pubblica. Pensate quanto è importante l'acqua bene collettivo. Cioè sull'acqua non ci si arricchisce. Sull'acqua, che è un bisogno essenziale, la si considera patrimonio collettivo di ciascuno di noi. È vero che noi teniamo l'onorevole Federica Daglia, che ha presentato all'inizio legislatura uno splendido disegno di legge parlamentare che adesso appunto è in discussione in Parlamento, ma viva Dio, le regioni lo possono già anticiparsi rispetto ai tempi parlamentari. E di questo io ringrazio Antonella per aver manifestato la sua sensibilità non a parole, ma con atti legislativi concreti. È il momento che nel prossimo quinquennio la Puglia, per esempio, possa approvare una proposta di legge della Antonella Laricchia e di tutti i consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle. Ecco dove io prendo oggettivamente fatti concreti che mi dicono che Antonella è il candidato ideale. È il candidato ideale perché può aiutare il governo nazionale, parlo a questo punto del ministro e del Ministero dell'Ambiente, per fare nuove aree marine protette. E pensate alla splendida costa del Pugliese, per fare altri parchi nazionali, per esempio. Per sviluppare un turismo, per esempio, tutto ecosostenibile, ma nello stesso tempo anche per sostenere le partite IVA di una Puglia produttiva che ha una storia anche da questo punto di vista. Ecco perché, Antonella, mi dispiace di non essere fisicamente da te, ma non per questo ti sono meno vicina. Ma a te, come a tutti i consiglieri, i candidati consiglieri del Movimento 5 Stelle, che sicuramente avrai ben individuato per poter fare questo percorso. Quindi mi bocca al lupo a tutti, un abbraccio forte e contate sul Ministro dell'Ambiente.
Ciao. Salve a tutti, solo a questo punto perché qua il Movimento 5 Stelle ci diamo da fare tutti quanti. Gianmauro Del Dolio, Senato. Quindi, sono qui per fare gli onori di casa, sono di Bari e mi fa molto piacere aver avuto Nunzia qui, ma non solo perché Nunzia come sua carica è la Ministra del Lavoro, perché Nunzia in tutto quello che ha detto ci crede, lo fa con il cuore e quello che ha detto è perché lei il Movimento 5 Stelle ce l'ha dentro da sempre. Io lo so perché l'ho conosciuta in questi ultimi 2 anni. Con Antonella ci conosciamo ormai da 6 anni, per me è una sorella minore, quindi, e l'ho vista crescere. Antonella è cresciuta tanto, non di altezza, ma di statura politica. L'ho conosciuta quando ha fatto prima le elezioni, stava provando le elezioni quelle europee, e poi pian piano. E ho visto come è cresciuta, come è cambiata, come è arrivata a essere una ragazza semplicemente che nel Movimento 5 Stelle ci credeva, una consigliera regionale che ha ben chiaro dove possiamo andare. E ora io qui quello che voglio dire è cosa è stato fatto nel tempo. La questione del programma è una questione importante, cioè mentre nel 2015 abbiamo messo su un programma fatto anche lì con il cuore, estremamente condiviso in tutta la Puglia. Adesso il programma, Antonella l'ha detto, ci ha lavorato da un anno, ha incominciato, ci ha lavorato insieme alla squadra, tutti gli stakeholder del territorio, quindi ha contattato tutti quelli che potevano avere una voce, un interesse, perché è importante mettere a posto la Puglia integralmente. È chiaro, non potremo mai mettere a posto la Puglia dappertutto, ma dovremo cercare di recepire le cose importanti da tutti, quindi dare, soddisfare la maggior parte della popolazione, perché è quello che deve fare un legislatore. Ed è quello che ha fatto lei con la squadra, perché ripeto ancora una volta, Antonella è la candidata presidente, ma ha dietro una squadra di persone che ha lavorato con lei nel tempo e che lavorerà ancora, perché è così che facciamo. E so che non si deve mai parlare dei competitor, ma nella realtà non è vero, perché noi del Movimento non abbiamo giornali, televisioni, non abbiamo capacità di fare pressioni di qualche genere, quindi possiamo solo proporci, far capire e lavorare. Antonella e la squadra hanno lavorato in questi 5 anni duramente e hanno costruito questo programma. Adesso le altre parti politiche cosa stanno facendo? Stanno litigando sui nomi da candidare, perché i nomi da candidare hanno i pacchetti di voto e quindi cercheranno di contribuire, non sul programma. Non avete visto né finora nessun programma delle altre parti politiche, ed è questo quello che deve far capire. Noi abbiamo necessità di far uscire questo messaggio, la nostra campagna elettorale questa volta sarà diversa, cominceremo prima, perché ci dobbiamo far conoscere, che paradossalmente, nonostante tutto il lavoro fatto in questi 5 anni in regione, in 5 anni di opposizione dal 2013 e ora anche comunque al governo, noi abbiamo ancora la necessità di farci conoscere, perché il Movimento 5 Stelle sono cittadini che entrano nella politica, è ancora vero, c'è ancora questa coerenza, cambiamo, stiamo cambiando perché dobbiamo crescere come movimento e quindi arrivare sempre più ai cittadini, ma la sostanza è questa, noi siamo qui perché stiamo facendo un servizio civile, stiamo cercando di migliorare la regione. L'ultima cosa che voglio dire, non voglio dare altre parole agli altri presidenti, è questa. Non è stata ancora detta, non hanno letto né Antonella né Nunzia, a me fa piacere, sono due donne. Io credo molto nella questione della parità di genere, davvero. E il Movimento 5 Stelle ha presentato qualche giorno fa un proprio disegno di legge sulla parità di genere. Il presidente Emiliano ne ha presentato un altro. Bene, io ho fatto una richiesta formale ieri, anche prima sui giornali, e la rifaccio anche adesso qui alla stampa. Ho chiesto a tutte le forze politiche di dire
ai propri consiglieri regionali di non chiedere il voto segreto sulla doppia preferenza di genere. Bravo. È giusto? Bravo. È giusto che tutte le cittadine pugliesi e i cittadini pugliesi sappiano cosa pensano i consiglieri regionali, perché la battaglia della doppia preferenza di genere non è una questione, come alcuni dicono, di femminismo o di da fare un favore alle donne, è una questione di rispetto della Costituzione. Ed è anche per questo motivo che io richiedo di rispettare la Costituzione. Non ho ancora visto il disegno di legge proposto da Emiliano, ma se quel disegno di legge non prevede l'eliminazione delle liste che non rispettano la percentuale 40-60, 40% al genere meno rappresentato, sarà solo un maquillage. È vero che anche tutte le varie forze politiche avranno il loro... Il cittadino potrà decidere se votare ancora chi non presenta la giusta proporzione o chi invece lo fa, ma di fatto il compito del legislatore non è cercare di avvantaggiare la propria parte politica e i propri candidati, ma fare le cose per i cittadini nel rispetto della Costituzione. E con questo io non vado oltre e lascio la parola al sottosegretario della politica critica, con le Giuseppe Labate. Buonasera a tutti, io vi ruberò solo pochi minuti perché ci sono tanti interventi, però come sottosegretario delle politiche agricole non posso non far rilevare come purtroppo la nostra regione, che io definisco la Lombardia del Sud, è stata letteralmente depressa dagli ultimi 5 anni di governo emiliano. Sappiamo la situazione in cui si trovano le imprese agricole e per questo avevamo avviato con i nostri sindaci una serie di incontri proprio per far conoscere alle imprese agricole tutti quegli strumenti alternativi ad un PSR bloccato da 4 anni per poter avviare i loro investimenti e quindi poter così essere sempre più competitivi sul mercato. Avevamo fatto un incontro con il sindaco di Neucatter, Raimondo Innamorato, ne dovevamo fare un altro con Vito Parisi, che avevo visto prima qui, poi è scoppiato il Covid e quindi non siamo potuti più andare avanti con gli incontri fisici, ma i dati ci dimostrano che avevamo ragione. Avevamo ragione perché dall'ultimo report diffuso da Ismea, la regione Puglia è la regione al sud che ha maggiormente richiesto la garanzia di Ismea di 25.000 euro, come, quindi tra tutte le imprese agricole, ed è la 4ª regione in Italia. Ciò dimostra la sete di credito che ha, di liquidità che hanno bisogno le nostre imprese, perché purtroppo sono rimaste al paro a causa di questa cattiva politica messa in atto negli ultimi anni. Ma noi stiamo facendo altro, perché stiamo rivoluzionando l'accesso al credito per le nostre imprese. Sappiamo perfettamente che le imprese agricole hanno una grande difficoltà di accesso al credito perché non riescono ad avere delle garanzie pubbliche, oltre a quelle che abbiamo stanziato nel decreto Cura Italia e nel decreto rilancio, 350 milioni di euro per Ismea. Hanno difficoltà a vedersi assegnato un rating per una valutazione da parte del sistema bancario per potergli erogare il credito, hanno difficoltà nelle tempistiche, spesso sono mutui troppo brevi che non riescono, non li mettono nelle condizioni di poterli ripagare. Allora stiamo rivoluzionando l'accesso al credito del sistema primario. Grazie ad un emendamento passato nel Cura Italia abbiamo dato la possibilità alle imprese di accedere in maniera diretta al fondo di garanzia per le piccole e medie imprese. Una rivoluzione epocale, perché fino ad oggi le imprese non potevano accedere in maniera diretta. Questo aprirà la strada al credito verso le nostre imprese. E io mi riaggancio a quello che ha detto Antonella prima, quando vedeva e vede nella sua mente la Puglia come
piattaforma importante al centro del Mediterraneo. È assolutamente vero, è così, ed è per questo che ho chiesto fortemente al ministro Di Maio, che è titolare della delega all'export, di contattare la ministra dei trasporti De Micheli per far inserire l'aeroporto di Grottaglie all'interno di quello che è il piano Connetter Italia. Noi abbiamo un aeroporto lì di vocazione cargo che è indispensabile per tutto il nostro settore agroalimentare. Basta puntare l'ago di un compasso immaginario su Grottaglie, aprire il raggio di 200 km, tracciare una circonferenza, abbiamo il 70% della produzione ortofrutticola d'Italia. È impensabile che oggi le nostre imprese, per poter esportare, devono portare i loro prodotti subendo costi in più, andando verso Bergamo, verso il nord Italia, verso il nord Europa. È assurdo, dobbiamo sviluppare queste nostre potenzialità che abbiamo nel nostro paese. E oggi il mercato del Medio Oriente è un mercato che sta crescendo tantissimo, il mercato orientale sta crescendo tantissimo, e noi non possiamo trovarci sprovvisti e non mettere le nostre imprese nelle condizioni di raggiungere quei mercati. Quindi stiamo facendo un grande lavoro, ma è fondamentale che la regione lavori bene, perché gran parte delle competenze in agricoltura ed un portafoglio importante messo a disposizione dalla politica agricola comune è gestita interamente dalla Regione Puglia. Quindi è fondamentale avere persone capaci, persone che siano aperte al dialogo, al confronto. E per questo io credo molto in Antonella, ci conosciamo da diversi anni, una persona capace di confrontarsi, di dialogare, che non ha posizioni preconcette. Guardate che non è un dato banale, non è una cosa banale oggigiorno, in un paese, in una situazione in cui si parte ideologicamente con delle idee e poi si resta fermi lì anche se quell'idea è sbagliata. Avere invece la possibilità di confrontarsi, decidere nel merito delle questioni, non è una caratteristica banale, è una caratteristica fondamentale per chi è presidente di regione. Allora io credo che possiamo fare un grande lavoro per la nostra regione, lo dobbiamo a tutti i pugliesi, ma anche perché abbiamo visto i risultati delle altre forze politiche, degli altri candidati. Abbiamo una minestrina riscaldata che ci è già stata proposta anni fa e che è stata mandata a casa anche abbastanza malamente nelle ultime elezioni dei pugliesi. Dall'altra parte abbiamo il disastro che lo sentiamo più cocente sulla nostra pelle perché è di questi giorni, ma non è che dall'altra parte non sono stati fatti disastri, tante che sono stati cacciati via 15 anni fa e oggi ripariamo ancora quei disastri. Ma pensate ai consorsi di bonifica, alla situazione dei consorsi di bonifica in Puglia. Il ministro Costa prima parlava del problema del dissesto idrogeologico. Bene, questo disastro dei consorsi di bonifica è partito da uno dei due candidati quando era già presidente e ce lo ritroviamo ancora oggi, perché mai nessuna forza politica, mai nessun presidente ha avuto il coraggio di affrontare questo problema e risolverlo. Noi oggi ce l'abbiamo questa opportunità, abbiamo trovato una norma importante all'interno del Sud Italia che ci consente di poter mettere in piedi una soluzione per colmare quel buco di bilancio enorme che ci hanno lasciato in eredità queste persone che oggi dicono di voler risolvere i problemi dei pugliesi. Allora io non mi dilungo più di tanto, vi ringrazio per essere qui, vi chiedo un forte sostegno ad Antonella Laricchi, a tutta la sua squadra, a tutti i suoi candidati, perché possiamo realmente riprenderci la nostra regione, mettere in piedi quelle politiche virtuose che servono ai cittadini e non a qualcuno per essere nominato all'interno di qualche ente, e riprendiamoci così la nostra Puglia. Grazie. Grazie anche a Giuseppe, grazie a tutti quelli che sono intervenuti. Passo la parola a Mario Furore, il nostro eurodeputato. Grazie a tutti, grazie Antonella, per me è veramente un onore oggi essere qui, perché devo dire conosco Antonella e tutto il gruppo regionale in una duplice veste, oggi da eurodeputato,
ma in passato, nel recentissimo passato, da collaboratore di Rosa Barone, e diciamo, e quindi ho potuto conoscere non solo i consiglieri regionali Antonella dal punto di vista tecnico, ma anche umano. E quindi io intendo proprio dare tutto il mio supporto dall'Europa, dalla, diciamo, qui in Regione Puglia, per vedere una regione a 5 stelle, per vedere finalmente la squadra di questi consiglieri, vedo Marco, vedo Grazia, Antonella, in una giunta, e Rosa l'ho nominata prima, non la vedo qui, in una giunta finalmente 5 stelle, con Antonella Laricchia presidente, una regione finalmente 5 stelle. Chiaramente nel mio ruolo io mi auguro che la Puglia sia sempre più lanciata verso l'Europa e verso i temi che stiamo affrontando in Europa. A breve noi stiamo discutendo la proposta della Commissione Europea sul Green New Deal, quindi su tutte le trasformazioni, le transizioni che devono avvenire in materia ambientale. Abbiamo l'area di Taranto, l'area di Brindisi, con la mia collega Chiara Gemma che è qui e che si occupa di sviluppo regionale, e con l'altra mia collega Rosa D'Amato abbiamo chiesto un aumento della dotazione del fondo attualmente disponibile per l'Italia per includere anche l'area di Brindisi e quella di Taranto, che invece è già stata candidata dal governo, per questa transizione verso politiche ambientali sostenibili, perché nelle nostre zone non dobbiamo più vivere sotto il ricatto di morte uguale lavoro, dobbiamo invece vivere in regioni che siano ecosostenibili e a misura di tutti. E poi abbiamo anche un'altra battaglia, quella della revisione sui corridoi dei trasporti. Abbiamo i due corridoi più importanti, quello scandinavo e quello baltico, uno arriva fino, diciamo, parte dalla Scandinavia, arriva fino a Malta passando per Taranto, l'altro invece che interessa tutta la dorsale adriatica, quindi il nord della Puglia, Foggia, la Batta, arrivando fino a Brindisi. Sono tutte battaglie che stiamo facendo in Europa, ma è inutile negarvelo, abbiamo bisogno di un presidente della Regione Puglia che sia 5 stelle, perché spesso siamo inascoltati. Tanto ve lo voglio dire, tanto a destra quanto a sinistra producono sempre solo gli interessi delle lobby delle multinazionali. E di chi li ha eletti? Non sono per nulla interessati a fare gli interessi dei cittadini, mentre noi studiamo, ci affanniamo, studiamo i programmi, vediamo come, diciamo, rendere la nostra regione davvero misura d'uomo. E allora capite bene che questa è una battaglia, non è una battaglia. Noi in Europa abbiamo le mani legate se non abbiamo una giunta 5 stelle, se non abbiamo un candidato presidente della Regione Puglia 5 stelle, se non abbiamo Antonella Laricchia presidente di questa regione. Perché per riuscire in Europa abbiamo bisogno di persone oneste, leali, che hanno a cuore il futuro dei cittadini. Oggi, in questi giorni, leggo addirittura che Emiliano si sta facendo la campagna elettorale con i fondi strutturali che l'Europa ha concesso, perché quella non è una regalia di Emiliano che vuole sfruttare per la sua campagna elettorale, quelli sono fondi strutturali che la Commissione Europea ha deciso con flessibilità di concederci, perché purtroppo la Puglia ha la maglia nera nella spesa dei fondi europei. E non devo dirvi cosa è successo con il piano di sviluppo rurale, perché lo ha anticipato magistralmente il nostro sottosegretario L'Abbate. Pertanto capite bene che la partita in Europa è importante, ma è importante ramificarla in Puglia con una giunta 5 stelle. Io non mi dilungo molto perché voglio lasciare la parola agli altri oratori, però ci tengo tantissimo a fare questo accorato appello affinché questa sia una regione 5 stelle. Grazie. Grazie a Mario Furore. Adesso, prima di vedere se ci sono domande da parte dei giornalisti, io lascerei la parola a Giampaolo Cassese, nostro deputato in Commissione Agricoltura, perfetto, che ci ha raggiunto anche lui. Grazie. Grazie davvero a tutti, sarò brevissimo anche perché evidentemente fa anche un po' caldo e non voglio dilungarmi, ma sono davvero felice di prendere la parola oggi. Sono felice e anche emozionato.
siamo cittadini prestati alla politica, lo sappiamo, il 5 Stelle nasce così ed è ancora così. E quindi mi si dà una grande possibilità quest'oggi, perché 5 anni fa sono tra i cittadini che ha votato il Movimento 5 Stelle. E quando Antonella, da studentessa, non sostenuta da nessuno se non dai cittadini dei pugliesi, arrivò seconda al blasonato emiliano. E fu una fiducia, io dico, ben riposta, perché davvero il ringraziamento le faccio ad Antonella e a tutta la squadra che è stata in consiglio regionale in questi 5 anni, ci ha dimostrato che con tenacia, con determinazione, con onestà, soprattutto con rispetto della legalità. Basta guardare un attimo le altre liste che si stanno creando per capire la differenza tra il Movimento 5 Stelle e gli altri. Quindi, davvero grazie Antonella. Dopo 5 anni lo posso fare. Non pensavo minimamente che da lì a pochi anni io stesso sarei stato chiamato addirittura a essere un portavoce del Movimento 5 Stelle. Guida 18 ha rappresentato per me un momento davvero decisivo nella mia vita, nel mio percorso, perché ero e sono un imprenditore agricolo e tale tornerò a essere non appena sarà finito il mio mandato politico. E faceva bene Gian Mauro prima a dire che non si parla normalmente degli avversari politici, sinceramente io non lo faccio mai, ma questa volta davvero concedetemelo, perché devo parlare, devo urlare a imprenditore agricolo. Non si può stare in perenne campagna elettorale, oserei dire per 5 anni, mantenersi la delega alla sanità, guardiamo come sta la sanità, e non si può mantenere la delega all'agricoltura. La Puglia è un paese agricolo, agroalimentare. Ministro, il 50% della forza lavoro pugliese sta nel mondo agroalimentare, ma potete immaginare cosa vuol dire il totale fallimento del PSR in Puglia? Tenere fermi, congelati lì, 1 miliardo di euro. Io non capisco Emiliano come fa a essere sereno quando pensa a questo, non so come faccia a guardare in faccia gli imprenditori agricoli della nostra regione che aspettano ancora lo sblocco di queste importanti risorse. Ovviamente non c'è il tempo, altrimenti vi spiegherei quali sono le difficoltà dell'imprenditore agricolo e la rabbia che monta nell'imprenditore agricolo quando sa che ci sono così tante risorse importanti e non poterle usare. Anzi, magari, come diceva anche giustamente Mario, che mi ha appena preceduto, addirittura a farsi la campagna elettorale oggi con quelle risorse, o promettendo ancora quelle risorse che in realtà dovevano essere nel circuito economico regionale da molto tempo, perché poi, diciamo, non è che il PSR blocca soltanto l'agricoltura, cioè quel miliardo sarebbe entrato in circolo nella nostra regione in tutti i settori, a partire dai servizi, dai professionisti, al mondo delle imprese, della produzione dei macchinari e così via. Quindi non si può, ecco, non volevo essere solo sintetico dicendo il fallimento del PSR, bisogna far capire la sofferenza degli imprenditori agricoli e a loro io mi rivolgo anche oggi. Certo, potrei parlare anche dell'altro avversario, Fitto, ma è stato già detto. Purtroppo molte volte si dimentica il passato, ma invece facciamo in modo di ricordare chi è stato Fitto per la Puglia, e lo possiamo vedere in tantissime aree, in particolare partendo dal tema della sanità. E io che vengo dalla provincia di Taranto, su questo potrei dire davvero, davvero molto. Dicevo prima di Emiliano che sempre prende campagna elettorale, devo dirlo, lo ha fatto anche durante l'emergenza Covid. È un'emergenza che non è stata tanto diversa da quella che un'emergenza ancora più critica per il mio mondo agricolo che sempre abbiamo in Puglia, che è quella della xylella. Ho sentito di recente un'intervista di Emiliano dove parlava addirittura che la xylella è ferma e si è fermata 4 anni fa, da quando lui è diventato presidente della regione. Ma come si fa a dire una cosa del genere quando la xylella è arrivata alle porte ormai del Barese, perché Piaviano Don Rotondo ha superato addirittura la nostra provincia tarantina, ed è rappresenta un altro grave dramma della nostra popolazione, non solo economica ma anche paesaggistica e culturale.
ma al tempo stesso la Xylella può rappresentare un esempio di come lavorando in sinergia i risultati possono arrivare. Perché io ricordo l'ingresso in Parlamento, la conoscenza con il sottosegretario Labbate, il fare squadra insieme a partire dalla Commissione Agricoltura, investendo poi l'allora ministro Barbara Lezzi, andando a individuare i primi 300 milioni da destinare in Puglia per finalmente contrastare sia l'avanzata ma anche ristorare quegli imprenditori che erano stati così gravemente colpiti. Però anche qui si può fare poco se da una parte si accelera e dall'altra si frena, perché ancora in Puglia non si sta facendo il necessario per fermare questa grandissima piaga. Finalmente adesso, grazie anche all'aiuto di Giuseppe, abbiamo i decreti attuativi, finalmente le prime risorse arriveranno sui territori a partire dai 190 milioni che servono sia per indennizzare sia per reimpiantare e sostituire quelle piante danneggiate, per ripartire con le produzioni di questo importante prodotto per la nostra economia. Ma abbiamo bisogno di un cambiamento radicale anche in Puglia, perché se non abbiamo un interlocutore è difficile andare avanti. Allora io vi chiedo, se fino ad oggi Emiliano è stato in campagna elettorale, cosa farà dopo magari una possibile elezione, quando sa che fra 5 anni non si potrà più candidare alla nostra regione? È normale che cercherà, e ve lo dico, lo sta già facendo addirittura in questo momento, un nuovo riposizionamento politico nel paese. E quindi non ci caschiamo, per favore, cerchiamo di rimanere coerenti in questo cambiamento che il popolo pugliese vuole e che è già dimostrato a partire dal 2018. Dobbiamo lavorare, come dicevo, in sinergia con Antonella per poter avviare quello sviluppo economico sostenibile. Io nel mio piccolo ho cercato di esserne un testimone nel mio operato. Si può e si deve fare. Però devo dire, senza andare oltre, abbiamo bisogno di voi. E quando dico voi, voglio dire sia agli attivisti, che sono il motore propulsivo del Movimento 5 Stelle, ma mi rivolgo anche ai cittadini pugliesi. Questa non è una gara a due, come vogliono farvi credere. Cerchiamo di scegliere il male peggiore. La Puglia non è questo, la Puglia vuole il meglio. E il meglio è Antonella Radicchia, è indiscusso questo, lo dice il recente passato. Ma oltre ai pugliesi, quindi l'invito al voto ai pugliesi, mi rivolgo anche alla stampa, al mondo del giornalismo. Sono un modesto collega, per diversi anni sono stato iscritto all'ordine di questa regione. Non è una gara a due, date il giusto spazio al Movimento 5 Stelle, date il giusto spazio alla nostra candidata Antonella Radicchia, perché questa regione ne ha bisogno. Grazie. Bene, io ringrazio anche Giampaolo per l'intervento. Prima di chiedere se c'è qualche giornalista che deve fare qualche domanda, volevo dirvi, approfittare dell'occasione per qualche conclusione rispetto a quello che oggi è stato detto. Come vi ho detto, abbiamo le idee, come avete visto, abbiamo le idee qua chiare, abbiamo una squadra molto compatta, molto coesa, che lavora da tempo e abbiamo un programma a cui stiamo lavorando da un anno. Abbiamo soprattutto voglia di fondare la mia presidenza su pilastri che sono quelli, come vi dicevo, dell'etica, dell'intelligenza, dell'umiltà, quell'umiltà che veramente trasforma e rende la partecipazione, da una parola di cui si sono riempiti la bocca tutti ultimamente, a un'effettiva sinergia che può trasformare la nostra regione. Sarà innovativa anche la nostra raccolta fondi, ve lo anticipo già da oggi. L'abbiamo strutturata in maniera professionale, innovativa, trasparente, esattamente come sarà il nostro modo di fare politica, come sarà il nostro modo di amministrare questa regione. Qualcosa di inedito. Tenetevi pronti perché sarà molto bello e chiederà la partecipazione di tutti. Io ringrazio, mia sorella è qui, l'ho citata prima, ringrazio per la sua presenza che insomma oggi, come dire, sta rinunciando ai preparativi del sabato sera della sua età. E come dicevo, ringrazio anche Vito per aver
pensato a questa metafora. Io non ho creato mia sorella, non sono la mamma biologica, però vivo con lei e penso a lei e lavoro con lei come se lo fossi. Ed è quello che io intendo fare ovviamente con la squadra su cui so di poter contare.